Ciao ragazzi, bentornati nel mio video. Oggi super mega video haul di cose autunnali finalmente. Ad esempio questo maglione che indosso, io lo amo tantissimo, l'ho ricevuto adesso, dopo vi spiego dove l'ho preso. Cioè ragazzi, è stupendo, io lo amo troppo, guardate che bello. Tutto questo era per farvi capire la tipologia di cose che vedrete in questo video: maglioni, giacche e cose per l'autunno, diciamo. Ah, e anche un paio di scarpe. Ve lo lascio alla fine però, perché un paio di scarpe è veramente bello. Comunque, per chi vi vede per la prima volta, io amo fare video haul, video moda, video shopping. Sono a New York, ho fatto tanti video, vlog, se vi interessa andatele a vedere. E nulla, questo è il mio Instagram e ve lo lascio anche nell'info box, come vi lascio nell'info box tutti i miei social, tra cui il mio blog, dove escono sempre tante foto e vi tengo aggiornate su tante cose. Detto questo, iniziamo il video, via! Allora ragazze, partiamo con le collaborazioni che ho da mostrarvi. Iniziamo da Runway, che è un sito che io adoro tantissimo, ci collaboro perché veramente mi piace, come tutte le collaborazioni che faccio ovviamente. Allora ragazzi, iniziamo subito da una maglia che, se seguite Fabio su Instagram, avrete sicuramente già visto in una delle sue storie, dove ha fatto praticamente una anteprima dell'haul, perché vi ha mostrato alcune cose, cioè senza volerlo, perché in realtà mi voleva prendere in giro, però vabbè. Se lo seguite avrete già visto il primo capo che ho da mostrarvi, cioè questa felpa qui. Ecco, praticamente io adesso mi trovo a New York, quindi è la East Coast, e Fabio mi prende in giro perché io ho preso questa dove c'è scritto West Coast, ovvero la California, tutta dall'altra parte dell'America. Però non lo so, mi piaceva il grigio, al taglio vivo in fondo, poi ha questa scritta molto bella, rossa, bianca, mi piace molto, non lo so. Poi la trovo molto comoda da mettere e togliere per qualsiasi giorno, anche per andare a fare la spesa, qualsiasi cosa, anche per uscire ovviamente. Con magari un jeans a vita alta, con questa infilata dentro il jeans, può essere molto bella e carina e anche molto semplice. Ma ragazzi, di tutte queste cose vi dico i prezzi. Questa felpa costava 12,05 euro. Proseguiamo con un maglione super caldo e super bello, veramente mi piace molto la qualità. E è questo maglione qui, bianco, carinissimo, cropped. E se non avete visto il mio video delle tendenze di quest'autunno, questo è di super tendenza, perché appunto vi ho parlato dei maglioni che vanno di moda, delle giacche che vanno di moda, e appunto tra i maglioni c'erano anche appunto i maglioni cropped. Quindi ve lo super consiglio, se vi piace il link è in descrizione ed è molto economico. Questo maglione è veramente fatto bene, costa solamente 17,22 euro. Poi ragazzi, il pezzo forte di Runway che ho voluto scegliere e prendere perché veramente me ne ero innamorata appena l'ho visto sul sito, è una giacca di jeans che vista così sembra normale, ma la particolarità è tutta sul retro. Come vedete, sicuramente renderà meglio nel video, ha questi lacci, è tutta intrecciata, che sono in velluto. Alla fine praticamente si fa un fiocco, è veramente carinissima questa giacca e non vedo l'ora di indossarla qua nella City. Proseguiamo con Shein. Da Shein appunto ho preso questo maglione giallo senape, carinissimo, mi piace un sacco, è molto comodo, è stupendo, super comodo. La particolarità appunto anche questa, i lacci laterali neri che danno un bel contrasto a questo maglione e lo rende più particolare dei classici maglioni lisci, semplici. Anche il collo è perfetto. Io ragazze dovete sapere che non sopporto i maglioni col collo alto. Questo costava 14,07, davvero, se vi piace prendetelo perché ne vale la pena. Altro cardigan super coccoloso, super da nonna, stile da nonna, nel senso che appena Fabio l'ha visto mi ha detto ok, questo è in stile nonna, però è veramente caldissimo, quindi ci sta. È questo cardigan qui con tutte le, praticamente intrecciato, è super caldo veramente, è pesantino, è fantastico, rimane aperto, non ha i bottoni e a me questa cosa piace. Io i cardigan li lascio sempre sbottonati, quindi i bottoni sinceramente non mi servivano, e questo cardigan è costato 21,98 euro. Poi ultimo capo che vi mostro di Shein è un cappotto che però sinceramente mi ha deluso. Adesso vi spiego e ve lo faccio vedere. Allora, questo è il cappotto, è un simil, cioè in pratica è fatto come un parka, però la cosa che mi ha deluso è il pelo, perché dal, non lo so, me lo aspettavo di più, di una qualità più alta, invece il pelo veramente non mi piace per niente. Non so se rende in videocamera,
Però veramente non mi fa impazzire quello. Invece il giubbotto in sé era anche fatto bene, quindi peccato. Fatemi sapere se vi piace, però io penso di non metterlo perché non mi fa impazzire appunto quella tipologia di pelo. Non mi piace tantissimo. E quel cappotto è costato 30,78 euro. Poi ragazze, continuiamo. Allora, altro acquisto che vi mostro. L'ho fatto da Forever 21, che è un negozio fantastico che, se non lo conoscete, andate sul loro sito perché ha dei vestiti super economici, belli, alla moda, hanno sempre un sacco di nuovi arrivi. Penso che questo maglione che vi sto per far vedere l'ho comprato proprio nel Forever 21 più grande, dove ho fatto anche il video a Times Square. Il video lo lascio in descrizione, così se vi va andate a vederlo, perché veramente è gigante, è bellissimo. E il maglione in questione è questo qui. Rosa cipria, cropped, e carinissimo, semplice. Non ce l'avevo un maglione rosa cipria, quindi io che amo rosa cipria non potevo lasciarlo lì. E mi ricordo che questo era anche scontato, stranamente, perché comunque l'autunno è appena iniziato, le persone comprano i maglioni, quindi non si dovrebbero scontare le cose. Comunque era scontato e l'ho pagato solo 14 dollari. Ultima felpa che vi mostro, me l'ha regalata una zia di Fabio, e la felpa in questione è di Victoria's Secret ed è carinissima, comodissima, veramente. È questa qui, con questa scritta che appunto richiama Victoria's Secret, perché lo sapete che loro hanno la linea pink. Questa felpa col cappuccio, non so se la vedete, e ha il taglio vivo sotto. Carinissima, e la uso veramente come un passepartout. Anche questa la indosso sempre, cioè la indosso molto molto spesso per stare in casa o per uscire a fare le commissioni. Super comoda. Ok ragazze, ci siamo. Vi faccio vedere un paio di scarpe adesso. La scatola è questa qui. Ancora non avrete capito di cosa si tratta. Forse se vi faccio vedere i lati capirete. Facciamo che vi faccio vedere questo lato qui. Non so se leggete, ma c'è scritto Yeezy, Boost 350 Yeezy Adidas. Perciò, ragazze, bene sì, un altro paio di Yeezy. Questo sito qui mi ha contattato, abbiamo collaborato, e appunto mi hanno spedito queste scarpe che a me piacciono veramente tanto e ancora non le ho utilizzate perché ve le volevo mostrare prima, e adesso le apriamo insieme. Ok, ci siamo. Pronte? Ta-da! Queste sono le Yeezy. Ecco qui ragazze, queste sono le mie nuove scarpe. Praticamente sono simil Yeezy, sicuramente me lo chiederete, però sono veramente fatte bene. Non sembrano una scarpa cheap toccandole, e sono veramente fantastiche. Sono super comode, hanno qui la parte più bombata che vanno a finire nella parte più sottile, e questo le rende molto comode anche per camminare. Qui a New York sicuramente le userò tantissimo. E niente, qua c'è un'etichetta. Vediamo la taglia che avevo preso, che non mi... Ah sì, allora, la taglia è italiana 38, che a me va benissimo. Anche con questo maglione starebbero da Dio, cioè con un pantalone bellissime. Non vedo l'ora di provarle, di metterle, di indossarle. Quasi quasi le metto adesso che sto per uscire, sto andando a fare un giro nella città. Questo è il retro, fatto veramente molto bene. E questi sono i lati. Praticamente hanno questo, hanno questa parte qua in nero, fatta in camoscio, diciamo. Veramente fatta benissimo. Vi lascerò adesso una clip con queste scarpe indossate e fatemi sapere se vi piacciono, se vi piace il colore, se mi stanno bene e niente. Il sito è in descrizione appunto, ho anche un codice sconto
E quindi se vi va andate a vedere il sito, ci sono tantissime scarpe. Ok ragazzi, il video di oggi finisce qui. Io spero che tutte queste cose vi siano piaciute, spero che questo haul vi sia piaciuto. Fatemi sapere se volete che continuo a fare tutti gli haul qui solo in America. Per ora mi sono contenuta con gli acquisti, anche perché avevamo alcune spese da gestire, diciamo, quindi siamo stati un po' più sull'attenti. Però preparatevi, perché arriveranno sicuramente degli haul più grossi americani, e magari inserisco nei vlog anche haul di cibo, dato che adesso abbiamo il nostro frigo, cuciniamo le nostre cose, quindi magari vi faccio vedere anche gli haul. Quindi ragazze, io vi saluto e lasciate un mi piace se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi se non siete ancora iscritte per non perdervi tutti i miei video. Cliccate sulla campanella, perché so che ad alcune di voi non appaiono i miei video nella feed, quindi cliccate la campanella così non ne perderete uno. E detto questo ragazze, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Mua!